Baggio e Weah, il ristabilito Savicevic e Lentini. È un Milan con diverse soluzioni offensive, cui fa riscontro una Samp decimata, senza 8 titolari, tra i quali Pagotto, già sostituto di Zenga, e Chiesa. Tra i pali, il terzo portiere Matteo Sereni, 21 anni. Weah gioca l'ultima partita con il Milan prima di affrontare con la nazionale liberiana un mese di Coppa d'Africa. È anche l'occasione per il 29enne attaccante del Milan di mostrare al pubblico del Meazza il pallone d'oro vinto recentemente. Primo giocatore non europeo a meritare il trofeo che fu di Ruud Gullit, Marco Van Basten e Roberto Baggio. Il terreno, da poco rizzolato, sembra tenere nonostante l'incessante pioggia. Dirige Rodomonti di Teramo. E subito Milan dopo 5 minuti. Desai, Samp piuttosto accorta, ma palla dentro di Savicevic per Baggio, l'uscita tempestiva di Sereni. Nono minuto, angolo di Roberto Baggio, movimento in area blu cerchiata. Stacca Weah e poi accompagna il pallone in rete Panucci per l'1-0. Ne segue questa simpatica danza tribale. Rivediamo lo stacco prepotente di Weah e Panucci, secondo gol in questo torneo. E ancora Milan, Baggio e Weah si cercano. Alza la testa Baggio, propone questo traversone e mette Balleri in calcio d'angolo. Il calcio di punizione di Roberto Baggio è la parte esterna del palo. Si vede anche la Samp, siamo al 20° minuto. Buona giocata di Mancini fra due avversari, cerca il traversone, poi arriva Karembe, Seedorf. Il tiro corto verso Rossi, Maldini, Savicevic, ancora per Maldini, poi Evani, questo retropassaggio, il terreno non favorisce la giocata di Evani, ma Sereni è abile a chiudere sul terzino rossonero. Il calcio di punizione di Mihajlovic, la schiena di Desai, Riccardo Ferri dalle retrovie, il tiro e la presa in due tempi di Sebastiano Rossi. Siamo al 39esimo, Seedorf è l'ultimo difensore della Samp, ha capito tutto Baggio, in contropiede, i due si ostacolano, la palla sul sinistro di Savicevic, Mannini non lo tocca ed è il 2-0, splendida giocata del Montenegrino, secondo gol in questa stagione, osservate, sbilanciato, va a uncinare con il piede sinistro il pallone sul 2-0. C'è questa punizione di Mihajlovic con la respinta di Rossi. 45esimo, Savicevic, si smarca Roberto Baggio, riceve, colpo di tacco, la palla ancora verso Savicevic, il terreno frena la sfera, arriva Lentini, Sereni, c'è. 52% il possesso di palla nel primo tempo per la Samp, mentre Maldini tiene compagnia da Arrigo Sacchi in tribuna. Donadoni rileva Lentini ad inizio ripresa, Sacchetti entra al posto dell'acciaccato Ferri. Decimo minuto, palla lunga di Costa Curta per Weah che cade a terra, poi Savicevic mette in movimento Baggio, arriva Balleri, saltato, arriva Sacchetti, tunnel, palla sul sinistro e giù il cappello per questo splendido gol di Roberto Baggio che possiamo rivedere. Applausi naturalmente da San Siro, entra a vuoto Balleri, poi il tunnel su Sacchetti, la palla sul sinistro, Sacchi in tribuna avrà certamente ammirato. Si fa male in questa occasione Balleri che viene sostituito dal 22enne difensore La Monica. Mancini, palla lunghissima per Maniero, azione regolare ma Maldini lo disturba al momento del tiro. Poi il 26esimo compleanno di Simone, entra al posto di Roberto Baggio e poco più tardi Ranio sostituisce Savicevic. La Samp però ama giocare, lo fa con Karembe, con Seedorf, la battuta di prima e Rossi devia in calcio d'angolo. E poi al 36esimo contatto Costa Curta Mancini, nervosissimo Mancini negli ultimi minuti. Qui c'è un'entrata di Maldini, i due sono stati compagni per diverse stagioni in nazionale, ma Mancini non ci sta, non accetta le scuse di Maldini, è molto nervoso e al 39esimo minuto sugli sviluppi di questa azione ha questo scontro con Weah, contro i 90 kg di Weah. Sospetta frattura dello zigomo sinistro, è stato ricoverato in ospedale per accertamenti, ma sembra che non sia nulla di grave. Sfortunato comunque Mancini in questa occasione. Parte Weah, ma il Milan, Cappello lo sostituirà con Simone, dimostra di avere numeri e giocatori dalla sua parte. Su un terreno pesante ha dato spettacolo con la genialità di Savicevic e Baggio. La Samp rabberciata, non poteva dare di più.